Ringrazio naturalmente l'amministrazione comunale, in modo particolare il sindaco. Ormai, come ha accennato lui prima, è un po' di tempo, sono alcuni anni che la CNA collabora con la struttura pubblica, con il comune di Schio. E questo binomio è un binomio che vediamo che dà i suoi frutti. Tutti quanti sappiamo che stiamo attraversando una crisi epocale e ancora non si vede questa famosa luce in fondo al tunnel. Oggi la convenzione, cioè l'iniziativa che stiamo facendo è una di quelle iniziative che possono dare speranza anche alle imprese, non soltanto alle imprese, infatti il sindaco prima ha accennato anche ai privati, perché diciamo il fondo di Kyoto che stiamo qui a discutere, poi saranno i tecnici che diranno meglio di me, prevede diciamo dei finanziamenti a un costo del 0,5% di tasso netto, diciamo, su tutte quelle iniziative che sono iniziative atte a diminuire l'impatto ambientale, quindi diminuire l'anidride carbonica, diciamo, in atmosfera e rendere questo nostro pianeta più vivibile. Perché la CNA è qua anche? Perché la CNA ha anche un compito sociale, soprattutto in questo momento particolare ha bisogno e deve, il suo compito è quello di stare vicino alle imprese, di aiutare le imprese. Quindi l'associazione non dà soltanto dei servizi che sono soliti, quelli che sono quelli delle paghe, amministrazione, eccetera, ma sta vicino anche alle imprese, torno a ripetere, in modo particolare in questo momento difficile per le piccole e micro imprese, con queste iniziative per dare possibilità anche di trovare sbocchi lavorativi, non soltanto per se stessa, per rimanere in piedi come impresa, ma per dare possibilità ai propri collaboratori, che fra l'altro, soprattutto in modo particolare per le microimprese, piccole e medie imprese, sono il vero capitale sociale che queste imprese hanno e quindi svolgono sicuramente una attività sociale molto importante. Perché questa crisi economica non ha avuto solo di sbocchi finanziari, questi sbocchi finanziari catastrofici hanno poi provocato anche diciamo delle conseguenze sociali veramente che sono sfociate anche in questi ultimi anni, come avete visto in alcuni casi, in tanti casi vorrei dire, in cose veramente spiacevoli. Quindi ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale. Porto i saluti di buon lavoro da parte della Presidenza Provinciale della CNA che qui rappresento e ringrazio tutti voi anche per la massiccia presenza in questo orario. Io penso che questo possa dare poi dei risultati positivi. Grazie e buona domenica.